Salve a tutti e bentornati in questo nuovo episodio Let's Play di Advance Wars 1. Nello scorso episodio Max ha avuto un incontro ravvicinato del terzo tipo con Sonia, sostanzialmente la consulente di Kanbei, nonché sua figlia, nonché persona che ha cercato di fargli vincere in tutte le maniere la guerra, ma che non c'è riuscita sostanzialmente perché Kanbei è un tizio che parte a testa bassa e tanti saluti. Quindi abbiamo affrontato, Max è riuscito a distruggerla in combattimento e ora il prossimo turno tocca a Sami. Nebula, ti ho trovato finalmente. Max, cosa stai facendo a dormire? Svegliati, grosso peso. Stai sprecando il tuo fiato. Sono abbastanza sicura nel poter dire che dormirà per un bel po' di tempo. Tu, Sonia, avrei dovuto saperlo. Dividere noi tre. Questa era tutta parte della tua strategia, no? Certamente. Deduzione brillante. Ho messo Andy in un posto molto sicuro. Se lo rivuoi indietro, dovrai passare sopra me. Beh, sì, ritiro quello che ho detto a Sonia nell'ultimo turno. Sto cercando di trattenermi dal fatto di entrare nel gioco e strozzarla con le mie mani. La prima persona a mettere al sicuro 16 proprietà in questa mappa vince. Capito? Bene. Pronti? Attenti? Via! Ehi, torna qui! Sonia! Quindi, missione 12, Sami si mette in marcia. Questo è semplicemente perfetto. Sistemate da quel brat. Non mi viene in mente. È tipo da quella mocciosa di nuovo. Nebula, non ti ha preso anche a te, no? Ah, meno male. È un sollievo. Saremmo persi se tu non fossi. Se tu fossi stato messo fuori combattimento. Oh, grandioso, nebbia di guerra. Questo è il forte di Sonia. Beh, oh! Cattura delle proprietà, questo è il forte di Sami. Beh, dovrò attraversare il mare qui, quindi dovrò proteggere i nostri veicoli da sbarco. Non avrò possibilità di vittoria se non posso trasportare le mie truppe. Andiamo e usiamo gli scogli come coperture mentre andiamo. Credo comunque sia che Sonia si sia scordata del fatto che sono una specialista con le truppe di fanteria, comunque. Se dobbiamo catturare un'unità per vincere, allora è bella e fa vinta questa. Preparati, Sonia, sto venendo per te. Ok, dunque. Allora, sostanzialmente qui il grosso problema è che qui c'è una nave da guerra. Il grosso problema della parte sud di queste tre cosine qui è il fatto che qui c'è un ponte che dà direttamente sulla parte principale della mappa di Sonia. Il che significa che sostanzialmente nell'arco di pochissimo Sonia arriva con tutto il grosso delle truppe e quindi sbarchiamo subito con medium tank e lanciarazzi. Siamo Sony, le unità dirette sono un po' più deboli, ma beh, è sempre un medium tank. A noi interessa che sia resistente agli attacchi per permettere al lanciarazzi di rispondere al fuoco. Ok, poi qui a nord direi di imbarcare invece fanteria. Ok, e sbarchiamo tutti e due qui e siamo già pronti.
E beh, direi che siamo a posto per il primo turno. Al massimo posso spammare meccanizzati, che è sempre una buona tattica con Sami. E guardate chi c'è anche Grit, che se vi ricordate aveva detto che avrebbe seguito anche lui Olaf mentre andava a porgere il suo rispetto a lui. Il che significa che probabilmente anche lui sente che sotto sotto a questi conflitti c'è qualcosa di strano. E Sonia è l'altra persona che ce ne ha parlato per il momento, quindi beh. Bello vederti di nuovo, Sonia. Grit, hai scoperto niente? No, nope. Non una dannatissima cosa. Sono stato in grado di seguire sua barbosità, ma credo che Olaf stesso sia stato gettato da parte. Oh. Forse Olaf realizzerà che è stato utilizzato e basta. Che è stato usato. Sarebbe bello. Non è una persona così cattiva, lo sai? Ma parliamo di altro, Sonia. Non credi che tu stia portando questa tutta questa storia un po' troppo oltre? C'è un macello di persone che stanno dandoti la caccia, tipo tutto Orange Star. Davvero? In realtà non credo di aver fatto ancora abbastanza. Queste sono informazioni inestimabili quelle che sto catturando, raccogliendo. Devo continuare. Beh, se sei così determinata, credo che non ho nient'altro da dire. Vado a vedere cos'altro posso trovare. Ok, grazie, Grit. Quindi, sì, signori. Prepariamoci perché questa sarà una bella lotta. Allora, medium tank avanza e lanceraggi subito dietro a coprire. Carichiamo due meccanizzati qui portiamo in questa direzione un paio di unità extra e costruiamo un altro paio di meccanizzati. Esatto, quindi sì, esatto, lì c'è un carro armato qui che ci darà la caccia appena usciamo dalle foreste e andiamo su una città a conquistarlo. Fortunatamente siamo sani, quindi sostanzialmente per impedirci una cattura, o meglio per bloccarci mentre stiamo catturando una città, devi portarci la fanteria o il meccanizzato a 2 HP, perché facciamo 15 nel primo turno e beh, sostanzialmente se ci lasci con 3 HP. No, se ci lasci con 4 HP. Oh, c'è anche un'artiglieria. Grandioso. Comunque sia. Ok, potrebbe impedirci la cattura. Ce la impedisce, sì. No, buono. Quindi qui c'è un sottomarino che va eliminato prima che ci colpisca i nostri trasporti. Vediamo se posso fare andare qui. Ok, non è in quella foresta allora l'artiglieria. Beh, quantomeno ci siamo portati dietro un paio di carrelloni di artiglieria pesante per rompere le scatole.
Beh, passava di lì, che fai? Non lo colpisci? E poi cerchiamo di conquistare, andare su quella foresta lì e avere anche il lanciarazzi pronto a rispondere a qualsiasi cosa provi ad attraversare. Il prossimo pezzo che voglio trasportare a sud sarà il veicolo da ricognizione per il carro armato Tenka, il veicolo da ricognizione spot e il lanciarazzi distrugge. Ok, ecco che arriva. E attenzione, qui non ha colpito l'artiglieria. Ok, è sopravvissuto il sottomarino, ottimo. E quel lanciarazzi si è praticamente suicidato. È ancora meglio. E beh, direi di spammarla subito. Ora sei veramente nei guai, Sonia. Quindi sì, signori, double time incoming. Artiglieria 93%. Ah, peccato, se sopravviveva, se non sopravviveva, parte. Sì, devo farlo saltare in aria questo lanciarazzi, purtroppo. Ok, e poi beh, next step direi che appunto far arrivare un'altra coppia di. Sì. Poi l'artiglieria ha sparato qui ma non qui, il che significa che questo posto è a una, due, tre case di distanza da questo. Il che significa che io sostanzialmente posso fare tipo ...28, 24. Vabbè, andiamo per le cose più problematiche prima. Andiamo in quella foresta e poi andiamo per la cattura del porto e della fabbrica, perché se appunto noi dobbiamo catturare ancora 9 città, che sono 3 qui e qui dovrebbero essere 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 col porto, quindi sì. E ora scopriamo dove stanno Stami e le sue truppe. Dove muovere il sottomarino, sono un idiota. Perché ora è perso il sottomarino? No, scappi! Ottimo. Salve signora Fanteria, desidera qualcosa? Un caffè? Un saltare in aria malissimo? No, giusto per sapere, eh. Benissimo. Giù, giù. Ok, catturiamo queste due postazioni qui che saranno estremamente importanti dal punto di vista tattico. Nave da guerra in posizione avanzata, sottomarino avanzami, spottami la roba, in particolare questa artiglieria qui direi. E questo direi che siamo a posto.
Facciamo sbarcare anche un carro armato, un'autobase, cioè un'esca. E mi sono appena reso conto di aver perso di vista l'artiglieria. Che significa che devo fare così? Spammiamo un paio di fanterie qui da mandare a sud, a nord, e finiamo il turno. Perfetto. Fatto immergere sottomarino lì. Quindi. No, non sei giù. Peccato. Vabbè, tanto non c'è l'artiglieria a cui segnalare la nostra posizione. Meccanizzati pronti ad appestare la zona. E nel dubbio, un altro medium tank non fa mai male. Te dovresti essere quasi non ancora, ok, però non è un grosso problema perché tanto c'è la fanteria qui pronta. E poi insomma, chi non farebbe qualsiasi cosa per un artigli per un'autobase così ben esposta? Facciamo emergere il sottomarino in un posto così e poi colpiamo questo carro armato? Direi di sì. La nave da guerra fornisce un ottimo supporto. Addirittura no, non posso solo raddoppiare la nave da guerra. Vabbè. Sesto giorno, ovviamente lì. Ci ritroviamo faccia a faccia, purtroppo abbiamo il lanciarazzi esposto alla fanteria che sta arrivando nella foresta, vero? Quanto inaspettata la cosa. Ok, andiamo con ordine. Lancerà. Sì. Tank. Medium tank. Portiamo a posto te, poi te ti ritiri. Te tiri una legnata. Il che significa che siamo riusciti a mettere al suo posto. Te ti sposti qui e te in pratica mi fornisci la posizione per un meccanizzato. Fai entrare un altro meccanizzato qui, spotti la mia fanteria che vai a
venire obliterata a questo carro armato medio. E questo fornisce copertura a un altro lanciarazzi. Che significa che sostanzialmente io qui posso caricare un'altra fanteria e traslocare tutti di qua, catturare qualsiasi città ci sia in zona e non scordarci di eliminare questo carro armato. Comunque sia colpirlo e beh, lasciargli in pasto questo autobase che addirittura si sposta in un posto in cui non ci sono che posti che pianure da cui attaccare. Un altro paio di meccanizzati li facciamo, ma sì. E poi sì, ho come siamo messi, ok, Sonia ancora non ha l'abilità pronta. Nel prossimo turno però devo pensare anche a ritirare quel sottomarino perché inizia a avere poco carburante. E fortunatamente, insomma, c'è un'autobase lì pronta, bellina. A te dovresti avere tipo meno di 50 HP. Appunto, ora quell'altro medium tank non mi ricordo a che livello, quell'altro tank non mi ricordo a che livelli è. Nel dubbio colpiamolo con un medium tank prima. Perfetto. Era 10 HP, ma ora è morto perché. Esatto, poi un altro ok, siamo a posto. E per finire prendiamo il posto con una fanteria. Questi meccanizzati sono qui tranquilli. Qui volendo ci scappa un'artiglieria. Pensavo a un altro carro armato, un altro lanciarazzi, ma non c'è sta. Così come qui non riesce ad arrivare in tempo il meccanizzato. Vabbè, costiamo una fanteria nel dubbio. Così come nel dubbio tiriamo giù il carro armato definitivamente. Qui come siamo messi 17 carburante per iniziare la ritirata. Oh, però mi so che mi sono accecato la nave da guerra, vero? Sì, signore. Ok, dunque, te avanzi in lì, te conquisti questa città. Te conquisti questa città. Te sbarchi qui con queste due fanterie e siamo a posto. Fine operazione. Ed ecco che arriva Enhanced Vision. Con quel sottomarino che ci sta minacciando la nave da guerra, ma non è un problema perché tanto nel prossimo turno la perderà di vista. Quindi, e comunque se insomma la nave da guerra può difendersi tranquillamente, non capisco perché abbia deciso di farlo emergere addirittura. Quindi te conquisti, te pusci, te ti vai a parcheggiare qui. Ok, te arrivi sin qui e scarichi di nuovo il meccanizzato davanti alla fanteria di lato. Non
un'altra fanteria, un altro meccanizzato. Arriva dove puoi, te. Ok, arrivi sin qui, ottimo, perché qui puoi fermarti in attesa. Uno di vita, uno di carburante. Ok, rifornito. Verrà colpito, se non sbaglio, alla nave da guerra. Non so quanto problematica sia la situazione in realtà, perché comunque sia. Addirittura qui siamo a posto, perché possiamo eliminare la minaccia. Quel veicolo da sbarco sta comunque sia trasportando truppe in zona con un attacco così e l'altro invece così. Vediamo se ha sbarcato. Ha sbarcato un'autobase, perfetto. Te, facciamo così allora, meccanizzati indietro una casella, te indietro una casella. Vabbè, direi che questo è un'ottima disposizione delle nostre difese. Nel dubbio un'altra artiglieria. Meccanizzato si avvicina qui e basta. Ecco la nave da guerra. Ehi, RIP autobase, grazie per averci salvato il sottomarino. Sorpresona. Attenzione, ci ha sbarcato un meccanizzato lì, ma non è un grosso problema anche in questo caso, perché allora andiamo con ordine. Se ti torno, poi un colpettino. Due colpettini. Catturiamo qui. Catturiamo qui. Avanziamo. Colpiamo. Altro colpettino che dovrebbe tra l'altro bastare. No, speravo bastasse. Vabbè, abbiamo sempre un carro armato così a gratis, quindi sa che problemi. E beh, conquistiamo questa città qui e questa città qui. Abbiamo un colpettino così a gratis, a chi lo diamo? Diamolo a questo veicolo da sbarco e... sì, veicolo da sbarco, cruiser, mentre la batteria del telefono inizia a morire. Attenzione, abbiamo volendo anche double time pronto. Spammiamo un altro paio di meccanizzati. E un'altra artiglieria. Ok, fine operazione. La nave da guerra ci sceglie la... Ok, siamo a posto, perché comunque sia quella città è salva. Cioè non è catturata. Cioè siamo comunque sia in grado di catturare quel... porto. Quindi sì, sostanzialmente questo è l'ultimo turno. Nel dubbio
Famolo. Tipo qui ora si vedrà dov'è quella nave da guerra. Eccola lì. Con un ignorantissimo HP tolto in questo modo stupido. Boh, spazziamo via un meccanizzato così a caso. Cioè, è un meccanizzato che spazza via un'autobase, eh. Un APC, scusate, APC. Vabbè, un pochino di uccisioni a gratis che fai, non le fai, no? Qui insomma sta arrivando un discreto esercito, qui a sud, guardate lì, una fanteria, un medium tank, un'altra fanteria, un carro armato e lì, giusto per gradire, un lanciarazzi giusto perché ce lo possiamo permettere. Ok, vabbè, affondiamo questo veicolo da sbarco. E un altro, another one bite the dust. Poi a questo punto, beh, in realtà direi che non c'è molto altro a fare. Abbiamo subito anche perdite quasi zero, no? E beh, finisce così perché era la 16ª proprietà. Oh, oh mio Dio, sei molto più forte di quanto lo eri, no? Certo che lo sono. Ma le tue abilità di base non sono che cambiate del così tanto, no? In un'area con così tante proprietà da catturare, le tue skill sono adeguate. Ma sei sempre non buona al combattimento indiretto. Sbagliato, Sonia, il combattimento diretto su cui abbiamo problemi. Il nostro indiretto è perfetto. È buono come qualsiasi altra persona in generale. In battaglie normali ti piace muovere le tue fanterie avanti e catturare il quartier generale, nemico. Questo è ciò di cui che sai fare meglio, no? Sei sempre così brava a suddividere ogni cosa e analizzarla. Ma cosa stai facendo, Sonia? Perché ci stai attaccando? Non posso ancora dirtelo. Farai meglio a guardare laggiù. Eh? Quello è Andy. Come diamine? Gli ho detto che avevo alcuni nuovi attrezzi per lui e lui mi ha seguito come un cucciolo perso. Sono d'accordo. Si dovrebbe svegliare in ogni momento ormai. Ciao, ciao! Torna indietro. Se n'è andata. Grandioso. Sonia, pagherai per questo. E fine così di questa missione. Con, beh, vittoria molto tirata perché su 30 proprietà, 16 noi, 15 Sonia. No, in realtà non ce n'erano. In realtà questa mappa presenta 31 proprietà, ok. Ok, ora questa storia mi sta iniziando veramente a fare ammattire. Contro l'altro ho migliorato con un S-Rank il voto di questa missione, quindi nice perché sono riuscito a trovare subito il modo di difendere la zona sud. La zona sud di solito è un macello, ma evidentemente sbarcare medium tank e lanciarazzi così pronti via è un'ottima strategia. Quindi, beh, se non vi riusciva a fare questa missione, questo è il modo. Quindi, beh, comunque sia, a questo punto Sonia è riuscita a prendere da parte sia Max che Sammy, il che significa che nella prossima missione sarà il turno di Andy. Nebula,
out.